Debutto in Serie B per l'Alma Salerno in questa sua seconda stagione. C'è il Lido di Ostia in casa, subito una chance per Calabrese che sarà protagonista del match. Ancora un tentativo del numero 7, poi l'Alma Salerno insiste, spinge sull'acceleratore, cerca il gol del vantaggio, sempre con una splendida azione iniziata dalla difesa. Qui il tentativo sotto misura fallisce davvero di un soffio. La reazione però del Lido di Ostia è veemente, ci prova il team laziale con questa azione corale fino alla conclusione. Il montante colpito a Simeone è battuto, l'estremo difensore ex Partenope non può nulla dopo questa triplice chance con Avila De Santis e il gol poi del vantaggio per gli ospiti. Lo 0-1 che diventa 0-2 da questo calcio di punizione a favore del Lido di Ostia. Nasce l'azione che porta al raddoppio con questa conclusione, praticamente un tiro libero in movimento. Il raddoppio è firmato Scerbo, prova a reagire l'Alma Salerno, prova a rientrare in partita con questa splendida conclusione di Manzi. C'è la deviazione del portiere Zani, insiste ancora l'Alma Salerno, sempre affidata all'estero di Calabrese. Splendida la sua azione personale sull'auto sinistro, manca soltanto la conclusione finale. Nel tentativo di rimontare ancora l'Alma Salerno si espone però alle ripartenze del Lido di Ostia. Qui il miracolo di Simeone sulla conclusione di Avila, e poi attenzione perché arriva anche un tiro libero per il Lido di Ostia e va in scena davvero una situazione grottesca con i due arbitri che non riconoscono praticamente le linee di limitazione del campo, che sono chiaramente bianche. Per il calcio 5 viene posizionata per battere il tiro libero invece sul dischetto giallo. Prima si confrontano, poi contano anche la distanza dal rigore, alla fine fanno mettere sulla lunetta gialla, poi finalmente si rendono conto che non è quella ma invece il punto di battuta dei 10 metri e la lunetta bianca. L'arbitro lo sposta, si batte alla fine questo tiro libero dopo due minuti di piccolo siparietto qui in questa sfida. Il tiro libero di Sanz con la deviazione di Simeone si chiude anche il primo tempo. E con le immagini siamo alla ripresa con il tentativo subito, con questa splendida azione, il destro al volo di Ruzziere che non trova la terza rete che poteva chiudere decisamente il match. E invece cambia completamente volto con l'Alma Salerno, qui bravo e fortunato Calabrese a trovarsi il pallone tra i piedi per l'1-2. Sale in cattedra il team di Nando Menenti alla ricerca del gol del pareggio, e qui dopo aver rubato il pallone ancora una volta Calabrese splendido. Splendidamente viene servito all'assist, al bacio del compagno, e trova anche il 2-2, davvero straordinaria la reazione di Granata. Però attenzione al Lido di Ostia, squadra che lotta e vuole lottare per le prime posizioni in classifica. Ci prova Sanza, bravissimo Simeone, anche lui un protagonista del match. Poi l'assist meraviglioso con il destro e la parata dell'estremo difensore Zani sulla conclusione di Raffone. Altra ripartenza della formazione di
permanenti, sempre con uno scatenatissimo calabrese. Arriva il gol di Milito per il sorpasso, per il 3-2, standing ovation per il numero 7 dell'Alma Salerno, ma Lido di Ostia non ci sta ancora una volta. Straordinario Simeone a tre pali a negare il gol, poi attenzione ancora a questa palla che resta lì in area di rigore, con il miracolo ancora del portiere dell'Alma Salerno. Insiste il Lido di Ostia, si espone alle ripartenze dell'Alma Salerno ancora con Calabresi, che qui va a divorarsi il gol del KO, il gol della vittoria sicura. Sfortunatissimo nella circostanza il numero 7, e allora col portiere di movimento arriva il 3-3 di Sanz, il 3-3 definitivo, non senza un ultimo momento di palpitazione con la parata ancora di Simeone, che lascia la partita inchiodata su questo punteggio, con un Alma Salerno che forse grazie a questa spettacolare rimonta avrebbe meritato anche i tre punti, ma va bene così, sicuramente un inizio importante per il team di Nando Mainenti.